Da domani Fano TV cambierà pelle e diventerà ancora più grande perché amplierà il suo bacino d'utenza a tutta la regione Marche. Amici di Fano TV, ci troviamo su un tetto di un condominio nel quartiere San Lazzaro. Come vedete qua alle mie spalle ci sono delle antenne televisive. Un traguardo nemmeno immaginato nel lontano dicembre del 2005, quando per la prima volta la piccola televisione cittadina si inizia a vedere nelle case dei fanesi. Buonasera telespettatori di Fano TV, benvenuti al nostro telegiornale. Poi, di anno in anno, Fano TV è cresciuta sempre più, sia in termini di copertura del segnale che come ascolti. Così, dalle 10 di giovedì mattina si cambia. Nuova rete di trasmissione e nuovi impianti di diffusione sparsi capillarmente in ogni angolo delle Marche, da nord a sud. Il canale resterà invece sempre lo stesso, ovvero il 17. Sì. Cosa andremo a fare adesso? Cosa abbiamo in cucina? Partiamo dalla cronaca, il furto che è stato messo a segno nel... Per questa nuova avventura Marco Ferri, che oltre ad essere il direttore responsabile del telegiornale e anche l'editore dell'emittente, ha già messo in campo alcune novità. Prima fra tutte il logo, che dopo 11 anni cambia aspetto e nel quale, oltre al nome, compare ora il numero del canale, mentre sullo sfondo è stata inserita la sagoma della regione. Altra novità, la grafica di alcuni programmi e lo studio del telegiornale, dove nei prossimi giorni verranno inseriti nuovi elementi scenografici, sempre con riferimenti alla regione. Ma la cosa più importante è che Fano TV resterà sempre la TV dei fanesi e da domani della provincia pesarese, così come ha dichiarato lo stesso editore in un'intervista pubblicata oggi sulla rivista specializzata Mille Canali. Sul fronte dei contenuti, ciò che invece desidero fare è portare le eccellenze di Fano e della nostra provincia nelle Marche, non il contrario. Voglio veicolare quanto accade qui, rendendolo visibile a tutta la regione. Il nostro mandato è quello di essere una televisione di servizio per la provincia di Pesaro Urbino. Per questo ora è mia intenzione puntare al di là del Furlo, nella zona di Urbino e dintorni, località che ancora non raggiungevamo e a cui ora stiamo guardando anche commercialmente. Minuti in questo istante. Buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Siamo tornati in diretta dopo una pausa. Che la sfida allora abbia inizio.